Buongiorno a tutti. Fondazione Cariplo è da qualche anno che ha avviato un'iniziativa chiamata F2C Fondazione Cariplo per il Clima, un progetto molto ampio all'interno del quale stiamo portando avanti diverse iniziative per il contrasto all'emergenza climatica. Il bando Alternative vuole proprio sostenere attività di mitigazione, in particolare sostenere lo sviluppo, la creazione e l'implementazione di comunità energetiche rinnovabili. E la Fondazione ritiene che le comunità energetiche rinnovabili possano essere un elemento fondamentale per la transizione energetica volta all'abbattimento delle emissioni di CO2 causa del riscaldamento globale e a limitare il ricorso a fonti fossili provenienti dall'estero, ma in particolare anche per coinvolgere nella transizione energetica quei soggetti in povertà e vulnerabilità che altrimenti sarebbero stati esclusi. Infatti, fino a questo momento, le iniziative, gli incentivi legati all'efficientamento energetico o comunque al contrasto al cambiamento climatico sono stati sempre più appannaggio di classi medio-alte, mentre con le comunità energetiche rinnovabili, attraverso dei meccanismi di coinvolgimento, partecipazione pubblica, è possibile coinvolgere direttamente o indirettamente appunto anche tutti quei soggetti che versano in condizioni di povertà energetica. Fondazione Cariplo, nella sua attività, svolge iniziative sia in campo ambientale che in campo sociale, quindi con l'area servizi alla persona, e il bando Alternative è uno strumento molto importante per poter coniugare questi due aspetti che sono molto cari alla Fondazione, quindi l'aspetto ambientale è connesso all'aspetto sociale, perché ormai l'emergenza climatica non è più solo una questione ambientale, ma evidentemente ha delle ricadute negative sia a livello sociale che economico. Il bando di Fondazione Cariplo si è concluso, è stata fatta una selezione e proprio questa settimana sono state avviate 17 comunità energetiche rinnovabili nel territorio d'azione di Fondazione Cariplo, che comprende quindi la Lombardia e le province di Verbania e Novara. Queste 17 comunità energetiche rinnovabili coinvolgono amministrazioni pubbliche come comuni e enti del terzo settore, quindi cooperative, associazioni, fondazioni, ma anche parrocchie. Queste 17 comunità energetiche rinnovabili hanno l'obiettivo di mappare e coinvolgere i soggetti in povertà e vulnerabilità presenti sul proprio territorio. Nei prossimi 7-10 mesi saranno costituite quindi le comunità energetiche rinnovabili. Ci vorrà un po' di tempo perché siamo ancora in attesa dei decreti attuativi che possano mettere a frutto la normativa esistente. Dopo questo periodo sarà possibile dare qualche informazione e dettaglio in più su risultati ottenuti da queste comunità energetiche rinnovabili. Comune di Lodi è capofila di una compagine che vede altre istituzioni, tra cui la provincia di Lodi, coinvolta nel progetto che abbiamo battezzato Lodi Solare. Coinvolgiamo alcuni edifici, in particolare 5, con degli impianti nuovi. I primi 3 sono degli edifici di edilizia popolare, una scuola e la cooperativa del Mosaico. Sono poi coinvolte 2 associazioni, una appunto è la cooperativa sociale del Mosaico, l'altra Lega Ambiente, con dietro però alle spalle 2 coordinamenti associativi di Umanità Lodigiana e di una cosa che si è appena costituita che si chiama Alleanza per l'Energia, che riunisce professionisti e amministratori comunali per riuscire a fare comunità energetica a Lodi e un po' in tutta la provincia. C'è una visione che è quella di tutta la città che si trasforma in comunità energetica e che vede coinvolti, nella prospettiva di altri progetti che si stanno sviluppando, 2 scuole provinciali, una piuttosto grossa con un impianto di 500 kW, alcune imprese come la Zucchetti e soprattutto 400 famiglie che abitano soprattutto nei quartieri dell'Ale e nell'edilizia convenzionale del comune. L'aspetto sociale è proprio questo. Vogliamo far aderire per prime le famiglie che abitano in situazioni di disagio abitativo. La diocesi di Cremona ha promosso e coordinato 4 progetti, tutti
vedono come soggetti promotori tre enti: la parrocchia, il comune e un ente privato non profit rappresentativo di un territorio. I tre soggetti danno vita all'iniziativa sulla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili, rappresentano il nucleo fondante. Tuttavia queste comunità si apriranno a tutti quei soggetti già previsti per legge, ossia ai privati cittadini, agli enti non profit e alle imprese, sia esse artigianali, commerciali, agricole o industriali. Quindi la comunità energetica nel nostro progetto vede il coinvolgimento di tutti i soggetti e vede la comunità come un ente identitario di un territorio. Gli obiettivi di una comunità energetica sono già quelli previsti dalla legge. La comunità energetica assolve a un obiettivo e una finalità ambientale, a una finalità economica e ad una finalità sociale. La finalità ambientale è ovvia perché tutta l'energia prodotta all'interno della comunità energetica è da fonte rinnovabile. Il beneficio di natura economico è legato al fatto che laddove si consuma e produce energia da fonte rinnovabile, la produzione può consentire un risparmio nella bolletta elettrica, dei ricavi o delle entrate per la vendita dell'energia addizionale. In più la comunità energetica, in virtù del fatto che percepisce degli incentivi sull'energia condivisa all'interno della stessa comunità, beneficia di incentivi. Questa forma di incentivazione viene poi ripartita con dei criteri che ogni comunità adotta a favore di tutti i membri della comunità. Poi vi è l'obiettivo sociale, che è il focus del nostro progetto. Noi vogliamo che la comunità energetica sia un esempio concreto per mitigare la povertà energetica. Nel nostro progetto abbiamo previsto che una quota parte significativa del gettito legato all'energia condivisa, quindi il gettito che ogni comunità energetica percepirà dal GSE, venga ripartito, indicativamente prevediamo un 20-25%, a favore di un fondo di solidarietà. Questo fondo di solidarietà verrà poi destinato alle famiglie che soffrono oggi la povertà energetica e vivono una situazione di fragilità, quindi questo fondo può consentire loro di potersi affrancare da questa situazione emergenziale.